C'era una volta, in una meravigliosa città, appoggiata su un grande piedistallo, una statua del principe felice. Il monumento era ricoperto d'oro dalla testa ai piedi. In più, sulla spada del principe spiccava un bellissimo rubino rosso. Mentre gli occhi di questa figura erano due smeraldi verdi scintillanti. Tutti in città potevano tranquillamente vedere la statua del principe felice che, come era noto, diffondeva speranza e gioia in ogni cittadino. Una notte arrivò in città una giovane rondine. Stava volando insieme ai suoi amici per raggiungere le zone più calde della terra e proteggersi così dal freddo, ma a un certo punto era rimasta indietro. A un tratto si accorse della statua appoggiata sul grande piedistallo. Quasi quasi ne approfitto e mi fermo per riposarmi un po'. Così la rondine andò a posarsi proprio tra i piedi del principe felice. Per questa notte dormirò su un letto d'oro. Aveva già messo la testa tra le ali pronta per dormire quando notò all'improvviso una goccia d'acqua sulla testa. Guardò in alto. Ma il cielo era terso e non stava piovendo. Proprio in quel momento un'altra goccia d'acqua le cadde sul becco. E poi di nuovo un'altra. Allora la rondinella, cercando di capire che cosa stesse accadendo, volò in alto sulla testa della statua. Vide che le gocce provenivano dagli occhi del principe. Erano le sue lacrime. Le lacrime del principe felice gli scorrevano sulle guance e cadevano sui suoi piedi. Aveva gli occhi molto tristi, che brillavano al chiaro di luna. La rondine allora si sentì molto dispiaciuta per lui. Ciao, ma chi sei? Sono il principe felice. E allora perché piangi? Quando ero in vita e il mio cuore era umano, non ho mai versato una sola lacrima. Perché vivevo in un palazzo dove non si sapeva cosa fosse la tristezza. Giocavo tutto il giorno con i miei amici in giardino. E la sera ci divertivamo a ballare nel grande salone delle danze. Il giardino era completamente circondato da un muro e non mi sono mai chiesto cosa ci fosse al di là di quel recinto. Ero immerso in un ambiente meraviglioso. Tutti mi chiamavano Principe Felice e io ero contento davvero. Ma poi, quando sono morto, mi hanno messo sulla cima di questa collina. Così adesso riesco a vedere la miseria e la povertà che c'è attorno a me. E anche se il mio cuore è di piombo, io non posso fare a meno di piangere. La rondine si intristì moltissimo. In un viottolo lontano da qui c'è una piccola casa in rovina. Ha una finestra aperta da cui intravedo una donna che lavora con la macchina da cucire. Ha il volto sciupato e stanco. Steso in un angolo della casa c'è suo figlio ammalato. Ha la febbre, ma sua madre non ha i mezzi per curarlo. Mia cara rondinella, per favore, puoi togliere il rubino dalla mia spada e portarlo a quella donna? Ma io mi sono fermata per riposarmi, devo fare un lungo viaggio per i paesi caldi. Rimani ancora un po', domani poi potrai andare dove vuoi. Sebbene la rondine cominciasse a sentire freddo e si fosse riposata ben poco, sentì che non poteva rifiutare il suo aiuto al principe felice, tanto triste. Così, aiutandosi con il becco, riuscì ad estrarre il rubino dalla spada. Poi si mise subito in volo nel cielo scuro di notte. Arrivò finalmente alla casa e guardò dentro. C'erano effettivamente il bambino ammalato nel suo lettino e la madre che si era addormentata appoggiata sul tavolo. La rondine volò dentro e lasciò il rubino proprio di fronte alla donna. Poi volò verso il bambino e cominciò a sbattere forte le ali per rinfrescarlo un po'. Dopodiché se ne andò, tornò dal principe e gli raccontò com'era andata. Svegliandosi troverà la pietra preziosa e potrà comprare cibo e medicine per il suo bambino. Grazie mille. Ora puoi riposarti e dormire tranquilla. All'alba la rondine era pronta per riprendere il volo, ma il principe la fermò. Ehi, aspetta un momento, piccola rondine. Puoi fermarti ancora una notte? Non posso, devo partire prima possibile per raggiungere la mia famiglia e i miei amici. Lontano, dall'altra parte della città, vedo un giovane in una soffitta.
È seduto a un tavolo pieno di fogli e un bicchiere con un mazzolino di viole quasi appassite. È uno scrittore che sta cercando di finire il suo nuovo libro. Ma non ha la legna per scaldarsi né qualcosa da mangiare. Non vorresti aiutarlo? Grazie al suo buon cuore, la rondine accettò di fermarsi ancora una notte per poter aiutare il giovane. Purtroppo non ho più rubini da regalare, però i miei occhi sono due pietre preziose chiamate smeraldi. Prendine una e portala al giovane. La rondine era confusa e in realtà non voleva accettare, ma il principe insistette e lei non ebbe scelta. Quindi afferrò lo smeraldo con il becco e cominciò a volare in direzione della casa che le aveva indicato il principe. Quando arrivò, il giovane era seduto al tavolo con la testa tra le mani dalla desolazione. Egli non sentì il battito d'ali della rondine. Ma quando alzò lo sguardo, si accorse dello smeraldo appoggiato sulle violette appassite. Pensò che uno dei suoi ammiratori glielo avesse lasciato in dono, quindi lo prese e si alzò tutto contento. Sono venuta a salutarti. Oh, rondine amica mia, rimani ancora una notte. È quasi inverno, presto comincerà a nevicare. Devo proprio andare, mi dispiace. Non posso farne a meno, ma ti porterò sempre nel cuore. Va bene, ma ho un'ultima cosa da chiederti. Fallo per me. Laggiù, nella piazza, c'è una ragazza che vende i fiammiferi. Ma le sono caduti nell'acqua e si sono bagnati tutti. Se torna a casa senza soldi, suo padre sarà molto contrariato. E in più non potranno mangiare. Adesso lei sta piangendo. È scalza e non ha neppure un cappello con cui ripararsi dal freddo. Prendi l'altro mio occhio e portaglielo, per favore. Sentendo il racconto del principe, la rondine decise di rimanere ancora una notte. Va bene, questa è l'ultima volta, però non posso prendere l'altro occhio, sennò poi non ci vedrai più. Per me è peggio vedere le persone affamate e indifese intorno a me, quindi, per favore, fa come ti ho detto. Prese l'occhio e si mise di nuovo in volo. Si avvicinò alla ragazza volando lentamente e lasciò cadere la pietra preziosa sulla sua mano. La giovane disse: «Che bello questo vetro colorato!» e corse via piena di gioia. Poi la piccola rondine tornò dal principe felice. «Ho deciso di rimanere accanto a te e d'ora in poi di sostituire i tuoi occhi». Il principe allora le chiese di volare per tutta la città e di raccontargli quello che succedeva. La rondine fece come le aveva chiesto il principe e vide i ricchi al caldo nelle loro case mentre i poveri sulla strada all'aperto si scaldavano come meglio potevano al calore di un fuoco. Poi entrò nei vicoli bui e vide i volti tristi dei bambini affamati. Si accorse che due di loro dormivano sotto un ponte abbracciati l'uno all'altro per scaldarsi a vicenda. Tornò dal principe e gli raccontò tutto quello che aveva visto. Io sono completamente coperto d'oro. Staccane un po' e portalo ai poveri. Si pensa che l'oro dia la felicità, ma in realtà quello che ci rende veramente contenti è la salute. La rondine cominciò a staccare tutto l'oro dalla statua, lasciandola sempre più spoglia. Poi portò l'oro ai poveri che si trovavano sulla strada, ma nel frattempo cominciò a nevicare. Le strade erano piene di neve. La rondine continuò a portare un po' di oro ogni notte, fino a quando non ne rimase più. La povera rondinella era tutta infreddolita, ma non voleva lasciare solo il principe felice. Lo amava teneramente. Allora, sapendo che non sarebbe sopravvissuta al freddo, raccolse le poche forze che le erano rimaste e volò sulla spalla del principe. Sono venuta a salutarti. Allora hai deciso di partire per i paesi caldi? La rondinella non poteva dirgli dove stava andando, quindi lo baciò dolcemente sulla guancia e cadde a terra accanto a lui.
In quel momento si sentì uno scricchiolio che proveniva dall'interno della statua. Era il cuore di piombo che si stava spezzando. Il mattino seguente tutti si erano radunati attorno alla statua del principe felice e lo guardavano con stupore. Poi videro il corpo senza vita della rondine sdraiato ai piedi della statua e divennero tutti molto tristi. Ma improvvisamente si udì una voce tra la folla. Era il giovane scrittore. Adesso capisco perché il principe felice si trova in quelle condizioni. Lui e questa piccola rondine si sono sacrificati per renderci felici. Quindi siate allegri e non tristi. I due cuori migliori di questa città sono i loro. E questo rimarrà così per sempre.